Segnali di distensione da Bruxelles sul fronte dei conti pubblici. Sulla procedura per il debito possono essere trovate, secondo fonti accreditate dell'Unione, delle soluzioni nel dialogo tra la Commissione e Roma, ma l'Italia deve dimostrare che rispetterà le regole in futuro. E ancora, Roma si deve rendere conto dell'enorme impatto che la sua economia ha sul resto dell'Unione. Da Osaka, in Giappone, per il G20, arriva la risposta del Premier Conte. Siamo nel mezzo della procedura, quindi ne trarrò occasione per confrontarmi con gli altri leader europei. Vogliamo cercare di portare un buon risultato a casa, ovviamente. C'è anche il ministro Tria. Dal Senato, invece, il via libera definitivo al decreto crescita tra le misure, il salva Roma, il salva comuni, la pace fiscale e scivoli di 5 anni per lavoratori nelle grandi imprese. Approvata anche la norma sull'ILVA che prevede la fine dell'immunità penale a partire dal 6 settembre per i vertici di ArcelorMittal. E in risposta l'azienda proprietaria dell'impianto siderurgico di Taranto minaccia la chiusura dell'ILVA con il rischio per 8.000 posti di lavoro.